Grazie a Sidonia, grazie a tutti e a tutti. Io credo che dopo 4 mesi dall'inizio di questa fase della guerra ci siano 3 immagini, 3 fotografie che restituiscono la situazione del momento. La prima, ieri il primo leader non politico ad essere andato in visita a Kiev e a stringere la mano a Zelensky è stato Claudio Bonomi, che è il presidente della Confindustria italiana, e ha promesso che le imprese, le principali imprese italiane, saranno coinvolte, saranno attive nella ricostruzione dell'Ucraina. Significa che laddove i nostri popoli, la nostra gente, vede nella guerra la distruzione delle scuole, delle strade, dei ponti, delle infrastrutture, ci sono già le grandi imprese che in realtà pensano al business della ricostruzione e a fare ulteriori profitti. Una seconda immagine viene sempre dalle spiagge italiane. In Versilia ci sono delle spiagge bellissime, spesso molto molto costose perché se ne appropriano pochi grandi imprenditori, e qualche giorno fa ci sono state delle foto che mostravano come ricchi miliardari ucraini e russi erano tranquillamente insieme in spiaggia e stappavano bottiglie di champagne da migliaia di euro l'una. Loro se ne fregano della guerra, mentre per noi, per i popoli, la guerra significa povertà, fame, aumento dei prezzi. Loro stappano bottiglie di champagne da miliardi di euro e da migliaia di euro. Mentre per i popoli la guerra significa odio, significa che tu cominci a odiare il tuo fratello e la tua sorella, loro se ne fregano della guerra e continuano a stare in spiaggia tranquillamente insieme. C'è un'ultima immagine che viene da più lontano. Basta guardare i grafici in borsa o anche i bilanci delle aziende. Se noi andiamo a guardare i grafici della Leonardo, che è la principale industria delle armi in Italia, tra l'altro con partecipazione statale, dal 24 febbraio oggi si vede una linea che sale verso l'alto. Stanno facendo profitti miliardari. O le grandi imprese dell'energia, che hanno accumulato miliardi e miliardi in più rispetto agli anni passati. Significa che laddove la guerra per noi è appunto ancora una volta un dramma, dove noi vediamo il proiettile come quello strumento che toglie la vita, per l'industria delle armi e per le altre grandi imprese la guerra è uno strumento per fare solo più soldi. Ecco, di fronte a tutto questo io credo che noi dobbiamo innanzitutto smentire una falsa verità. La falsa verità è che la guerra è un dramma per tutti. Sono 4 mesi che ci dicono la guerra è un dramma per tutti. No, la guerra è un dramma per l'enorme maggioranza della popolazione, ma è una cosa ottima per una piccola minoranza di ricchi e potenti. Il problema è che questi ricchi e potenti sono quelli che tengono in mano le sorti dei popoli. Quindi il primo compito che dovremmo porci come in costruzione di un movimento europeo per la pace è quello di rovesciare le nostre classi dominanti, quello di togliere potere alle nostre classi dominanti, perché loro hanno l'interesse a portare avanti la guerra, noi abbiamo tutto l'interesse a fermarle. E le manifestazioni che ci sono state in questi giorni, che ricordava Beth, in Belgio, o anche le manifestazioni dei migranti che ci sono stati in Italia, che chiedono non solo il permesso di soggiorno, ma chiedono pace, lavoro, e che con uno striscione bellissimo che diceva vogliamo la pace perché abbiamo conosciuto la guerra, ecco, sono quei movimenti che noi dobbiamo aiutare a costruire, dobbiamo costruire insieme, perché la soluzione è la pace, l'unica pace possibile verrà dal basso. Le organizzazioni nazionali e internazionali non sono state capaci, non hanno la volontà di portare la pace la possono portare solo i nostri popoli se però cominciamo ad organizzarci. E questi momenti, Madrid ad aprile e oggi a Bruxelles, sono dei momenti fondamentali, perché la guerra, così come le questioni ambientali, possono essere risolte soltanto da movimenti internazionali che si pongano l'internazionalismo non come parola astratta ma come pratica quotidiana. Quindi grazie Doria, grazie a Podemos, grazie a tutti e a tutti che hanno organizzato questo momento e che stiamo costruendo questo percorso insieme, che è l'unica speranza di futuro.